Ciao a tutti, sono Daniele di Esperto Antifurti, lo specialista dei sistemi d'allarme per la casa. In questo video scoprirai le criticità dei sistemi d'allarme e come puoi difenderti da furti e rapine. Inoltre, se sei interessato ai fai da te, vedrai cosa fare e come farlo nel modo migliore per garantire la sicurezza della tua abitazione senza trascurare degli aspetti molto importanti. Cominciamo però con delle brutte notizie. Le statistiche dicono che le case degli italiani sono sempre più a rischio. Infatti, negli ultimi 10 anni, furti e rapine sono aumentati in maniera esponenziale, con un aumento medio del 127%. In Italia viene messo a segno un furto o una rapina ogni 2 minuti. Purtroppo viviamo in un contesto sempre meno sicuro e i dati ci indicano purtroppo che la situazione peggiorerà sempre di più. Come difendersi da tutto ciò? Sicuramente adottando dei comportamenti più corretti e responsabili, certamente aumentando la sicurezza passiva, come tappare le blindate, inferriate, portoncini blindati, vale a dire tutti quegli accorgimenti che rendono più difficoltoso entrare nelle nostre case. Infine, dotandosi anche di dispositivi di sicurezza attivi, come gli antifurti. I numeri ci dicono che se installiamo un antifurto, le probabilità di essere visitati da malintenzionati diminuiscono notevolmente. Pensate che nel 73% dei casi desistono nell'entrare nell'abitazione, mentre nel 92% dei casi un antifurto fa fuggire i ladri. I numeri ci dicono anche che il danno medio di un furto è di 4.000 euro. Quello che invece i numeri non ci dicono è che oltre al danno materiale c'è anche un danno morale, che spesso ci condiziona a vivere serenamente dopo un episodio spiacevole ed invasivo come un furto o una rapina. Cosa fare allora? Il mercato ci offre tantissime soluzioni che differiscono tra loro per il prezzo, la funzionalità, le caratteristiche e la qualità costruttiva. Qualche anno fa, infatti, mi sono accorto, facendo distributore di antifurti per gli elettricisti, che quelli non specializzati nell'installazione di allarmi avevano più problemi con i clienti perché, pur essendo professionali, non erano in grado di 1. Capire le reali necessità del cliente. 2. Fornire una soluzione adatta alle esigenze del cliente. 3. Intervenire con tempestività e risolvere i problemi che inevitabilmente si presentano se l'impianto non viene seguito a regolare. Tutto questo comporta la difficoltà da parte dei clienti di utilizzare al meglio il dispositivo installato. Questi sono i motivi che mi hanno spinto a fondare Esperto Antifurti. Abitualmente le persone sono molto concentrate sulle caratteristiche tecniche degli antifurti. Se da un lato avere un prodotto evoluto e di qualità è fondamentale, c'è anche da tener conto di alcuni fattori. 1. Scegliendo anche il miglior marchio di allarmi, se viene installato male, non rendi sicura la tua casa. 2. Non esistono prodotti universali, per ogni abitazione c'è una soluzione ideale. 3. A differenza di qualsiasi altro impianto della nostra casa, l'impianto d'allarme ha necessità di una corretta manutenzione per funzionare correttamente. Infatti il rischio è quello che pur in presenza di un antifurto la nostra abitazione non sia protetta o che crei il disagio dei falsi allarmi, sempre più diffusi, specialmente se si installano dispositivi esterni quali i sensori perimetrali. Quindi fai molta attenzione quando scegli un installatore, potrebbe essere un problema concreto. Se l'installatore comincia a parlare di marchi, ancora prima di aver visitato la tua casa, allora non è un buon installatore. Un buon installatore prima capisce le tue reali esigenze e poi ti propone una soluzione. Proprio per questi motivi, Esperto Antifurti non ha uno showroom, ma viene direttamente a casa tua, con il vantaggio che non ti devi spostare e che puoi scegliere l'orario più comodo in base alle tue esigenze lavorative e familiari, anche la sera. In definitiva, cosa puoi fare per proteggere la tua casa e la tua famiglia da furti e rapine? Scegliere un installatore qualificato che sia in grado di fornire una soluzione su misura con un prodotto affidabile per la tua abitazione e che possa seguirti anche dopo l'installazione. Cosa può fare Esperto Antifurti per te? Posso venire a casa tua gratuitamente per trovare assieme a te la migliore soluzione per la tua abitazione e le tue esigenze. Posso seguirti nel post vendita e fornirti delle garanzie senza uguale. Quali garanzie offre Esperto Antifurti? Sono talmente certo della qualità dei miei prodotti che ti offro una garanzia sui dispositivi che installo di ben 5 anni. Ti offro la garanzia soddisfatto o rimborsato. Se non sarai soddisfatto dell'impianto d'allarme, interverrò fino a quando l'antifurto non soddisferà le tue esigenze e se questo non dovesse verificarsi,
allora verrai rimborsato. Per la cronaca, ad oggi non mi è mai capitato. Infine, sono certo del livello di sicurezza delle mie installazioni, che i miei impianti sono coperti da una speciale polizza assicurativa che ti rimborserà i danni derivati da furti e rapine. Cosa potresti desiderare di più? In molti mi scrivete per consigli utili sul fai da te. Come hai capito, per me la professionalità è molto importante, perché è quella cosa che fa la differenza tra un impianto sicuro e un impianto che fa acqua da tutte le parti. Per questi motivi, dal mio punto di vista, il fai da te è ammissibile solo per piccoli impianti. Per venire incontro alle esigenze del fai da te, ho pensato a due kit. Attenzione però, non sono kit come quelli che acquisti in tutti i negozi online che puoi trovare facendo una semplice ricerca su Google. Se acquisterai il fai da te consapevole di esperto antifurti, accederai ad un'area riservata in cui ti guiderò passo passo da quando tirerai fuori dalla scatola l'antifurto fino a quando sarà installato e perfettamente funzionante. Che fare ora? Nel sito trovi tutti i modi per contattarmi. Potrai prenotare un sopralluogo gratuito alla pagina contatti del sito. Se sei interessato a fare da te, nel sito trovi un'intera pagina dove ti spiego tutto nei dettagli. Oppure scarica la guida gratuita e continua a seguire il blog. Un saluto da Daniele di Esperto Antifurti.